domande. Domanda al dottor Pantera sulla questione dibattuta in circoli molto ristretti in campo internazionale, che è quello di una possibile intesa sull'uso razionale dell'acqua e sull'uso equo di questa risorsa fondamentale. Mi chiedo come sia possibile, quali possono essere i contenuti di questa eventuale intesa. Penso al protocollo di Kyoto, ma lì il vantaggio c'è che l'atmosfera è più o meno omogeneamente distribuita. E sotto questo profilo non ci sono problemi, mentre l'acqua è una delle risorse, dei beni distribuita in modo meno democratico possibile e soprattutto segue percorsi di difficile accesso. Cioè, quale può essere il contenuto, l'insieme dei vincoli giuridici, dei limiti, il parallelo con il protocollo di Kyoto, quale può mai essere? Trovo che sia molto difficile, al di là di alcune espressioni molto generiche e dunque del tutto inefficaci, anzi controproducenti, che a questo riguardo sono state usate. Voglio poi esprimere la mia totale adesione al punto di vista espresso dal dottor Oddi, è veramente quello che sta accadendo in Europa, perché il nostro paese ha semplicemente seguito quello che soprattutto nei paesi del nord è accaduto da tempo. L'acqua è oggetto di mercimonio alle spalle dei bisogni della gente, quindi la campagna che voi state facendo è sacrosanta in difesa di un diritto fondamentale. Sì, è un bisogno, ma è un bisogno così fondamentale che genera immediatamente un diritto primario, per cui le due cose sostanzialmente non confliggono, insomma. Guardando su internet, su PubMed, si vede che le bottiglie di plastica che racchiudono acqua rilasciano sostanze chimiche che hanno l'effetto un po' di ormoni e i risultati a lungo termine sulla salute umana non sono noti, ma sono preoccupanti. A me la storia del secchio è piaciuta proprio molto, nel senso che io, per esempio, a 55 anni ricordo che da bambino fino a 5 anni l'acqua nella borgata di campagna vicino a San Lazzaro dove abitavo la prendevamo su dal pozzo col secchio. Questo lo dico anche per dire che quei pozzi lì, che sono quei pozzi larghi che prelevavano acqua potabile da bere, non ci sono più nella nostra provincia, non esistono più, o meglio, esistono, ma quando c'è ancora acqua non è assolutamente bevibile perché è inquinata. Tutti gli anni ERA deve sprofondare le proprie trivelle a profondità sempre maggiore, si va a 400 metri, 450 metri di profondità per estrarre acqua, quindi grande consumo di energia e un deficit idrico, perché si parla molto di bilanci delle aziende, ma qui si parla di un deficit idrico di falda che tutti gli anni aumenta, quindi questo provoca costi, provoca disastri ambientali e quant'altro, ci fa lievitare la bolletta, eccetera eccetera. Questo lo volevo dire perché in realtà se facessimo un'analisi abbastanza accurata sull'impatto dei nostri sistemi di consumo anche di acqua pubblica nel nostro territorio per come viene gestita eccetera, scopriremmo che abbiamo moltissimo lavoro da fare in termini partecipativi di condivisione delle scelte che vengono fatte anche sul nostro territorio, quindi anche qua ci sarebbe moltissimo da fare. Noi rispetto a tutto questo l'impegno che abbiamo appunto di cercare di vincere questa battaglia e per questo stiamo organizzando questa manifestazione il 4 dicembre, partirà simbolicamente davanti alla sede di ERA in Viale Berti Pisciate, si dovrebbe concludere ordinanza prefettizia permettendo sotto la fontana del Nettuno che in qualche modo ci ricorda di questo rapporto dei bolognesi con l'acqua, molto contraddittorio fra l'altro, una bella storia quella del Nettuno, in altre occasioni bisognerà che qualcuno la racconti, insomma. E, insomma, io invito davvero tutti a partecipare cercando di fare un'iniziativa diversa anche dalle solite
e con una partecipazione veramente variegata. Io devo dire che mi sento, non sono credente, però mi sento molto bene questa sera qua in mezzo a voi a condividere questa cosa, e credo che stiamo imparando davvero a discutere di queste cose in un modo diverso da quella che è la nostra pratica politica, eccetera, a cui eravamo abituati. Insomma, anche il clima della discussione quando si discute di beni comuni cambia completamente, insomma, c'è un approccio veramente diverso, e quindi credo che questo sia anche una grande educazione politica e democratica all'interno del nostro paese. Credo che tutti davvero su questo terreno dobbiamo dare un contributo, perché ci insegna ad essere cittadini di questo paese. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Io ho un punto di vista un po' diverso da quello che è stato espresso, perché sono innanzitutto un ingegnere, quindi uno di quelli che con l'acqua tutto sommato ci lavora. Allora, ho sentito dire adesso che il prelievo dell'acqua viene in falda a 400 metri di profondità, è correttissimo, però su falde che sono a 100 metri, quindi si va dal livello di 100 metri a 400 metri sotto, quindi di fatto l'energia è quella che si spende a 100 metri, non a 400. Allora, perché si va così sotto? Si va così sotto perché si preleva dell'acqua con la trazina dentro, e si preleva dell'acqua con la trazina dentro perché in tutti gli anni 50 e 60 c'è stato un gettito di anticrittogamici, fertilizzanti, non so quali altre porcherie, che dopo 50 anni, 60 anni, quello che è, la terra se lo ritrova a 400 metri. Quindi andiamo sotto sotto. Per fortuna la trielina si separa molto bene dall'acqua, e quindi c'è bisogno di un serio professionista che lo faccia. E in questo caso era. Parliamo di 14 megawatt per il pompaggio, se non mi ricordo male. Devo dire che ho studiato, ma l'età avanzata a questo punto non mi consente di ricordare le cifre precise. Poi ricordo anche un'altra cosa. È dal 1906, se non mi ricordo male, il primo disegno della diga di Castrolla. Adesso non so se questo è un argomento che c'entra su queste cose qui. Allora, se la nostra società, i nostri politici, i nostri amministratori, i nostri cittadini sono così imbecilli da non capire che una diga come quella di Castrolla va fatta perché con un piccolissimo invaso e con un piccolissimo ritocco alla natura, che significa una piccola diga, si ottengono 8 megawatt di energia idroelettrica, cioè pulita, e si risparmiano 14 megawatt per tirare fuori dell'acqua da sottoterra con tutti i problemi di potabilizzazione, eccetera, e allora bisognerà rassegnarsi. Io credo che davanti a questo il problema, se sia pubblico o privato, conta poco. È chiaro che l'acqua è un bene prezioso e tutti abbiamo diritto, quindi deve essere regolamentata. Chi poi lo faccia, questo qui, francamente mi disturba poco. Il problema è che si faccia bene, perché se lo fa il pubblico con delle efficienze catastrofiche, poi alla fine la società che lo fa ci rimette, il debito si ripiana e lo strapaghiamo 4 volte. Se lo fa la società privata, l'importante è che, come oggi, si dica quali sono i costi effettivi, qual è l'utile giusto che devi avere tu per fare questa operazione. Dopodiché l'acqua ti viene portata a casa potabile. E oggi, come ha ricordato prima il signore che parlava del secchio, non è proprio un gioco da ragazzi portare a casa dell'acqua potabile, né è facile portarla in giro, né serve molto risparmiarla. Guardate cosa vi dico, parliamo del risparmio che possiamo fare noi. 70% dell'acqua va in agricoltura, il 20% va all'industria, il 10% va a noi. Volete risparmiare il 10% di acqua, che non è cosa da poco, risparmiate l'1% sul totale. Io alla fine, quando mi lavo i denti alla mattina, lascio correre un filino, lo chiudo un pochino perché ho qualche rimorso di coscienza, ma so di non fare un'operazione fantastica. Comunque quest'acqua poi dove va? Va all'IDAR, impianto depurazione acque reflue di Corticella, viene trattata e viene reimmessa nelle acque superficiali. Cioè alla fine viene da pensare, adesso io sono un povero ingegnere, ma viene da pensare, ma se io tiro un po' più di acqua, non viene reimmessa nelle acque superficiali e faccio alla fine un beneficio, anche se poi alla fine pago un euro in più? Questo è il concetto. E come faccio a farla arrivare in Africa? Beh, tiro il rubinetto ancora di più, così queste evapore, magari una nuvoletta in più va a finire anche in Eritrea, cose del genere. Scherzi a parte, il problema è un problema di efficientamento serio, cioè l'acqua, quando è possibile, è bene farla arrivare ai cittadini sana, pulita, bella, e non possibilmente, sono d'accordo anch'io, non in bottiglie di plastica, ma vedete,
E guardare quella plastica, Andrea, scusate, chiudo subito, guardare quella plastica è come guardare il dito e non la luna. Perché lo sapete quanti chili di gasolio ci sono voluti per far arrivare l'acqua San Benedetto o l'Appeio, eccetera, qui sul tuo tavolo? Che la plastica, che è questione di qualche grammo, è roba da ridere. È il gasolio del camion che l'ha trasportata che mi preoccupa un po' di più. Questo è il vero problema. Quando è che ti ha telefonato Berlusconi? La ragione, omne verum, a quocunque dicatur, ab spiritu santus est. È sant'Ambrogio questo. I pomodori da tirare al professor Saccani ve li offro io, li produciamo in facoltà. Prego. Buonasera, io mi chiamo Nicola Zeni e sono un cittadino che da un po' di tempo si occupa della propria bolletta dell'acqua. E ho notato alcune anomalie, nel senso che, ad esempio, parto da un piccolo esempio per arrivare a un discorso più generale. Era SPA doveva applicare le tariffe, diciamo, pro capite, le tariffe a persona, all'inizio del 2009. Era, e oggi queste cose ce le dirà meglio, le spiegherà meglio di me, le applicate alla fine del 2009, cioè ha violato quelle che erano delle normative. A cui la costringeva ATO e la regione Emilia-Romagna. Bene. Qui, secondo me, non è stato ancora, parto da questo piccolo, che poi non è tanto piccolo perché la bolletta idrica a Bologna vale 120 milioni di euro, per cui spostare anche di qualche mese l'applicazione di una tariffa, posticiparla, evidentemente c'è stato un ritorno economico per ERA, non so di quanto, ma abbastanza consistente. Bene. Qui il problema grosso, secondo me, è il fatto che il controllore, cioè l'ente pubblico, è in un conflitto di interesse spaventoso in questa vicenda. Cioè il Comune di Bologna, che è uno dei maggiori azionisti di ERA, riceve, vado a memoria, ma insomma i numeri sono quelli, riceve 10-12 milioni di euro l'anno sotto forma di profitti. Da che cosa? Dal fatto che la ERA è un'azienda quotata in borsa e lui è il maggior azionista. Quando si tratta poi di regolare l'attività di ERA, il Comune di Bologna, secondo me, è abbastanza, e diciamo le autorità competenti in realtà sono tre persone in un piccolo ufficio, fanno molta fatica a controbattere lo strapotere degli ingegneri di ERA che a loro volta essi stessi giudicano il loro operato. Allora, io vorrei che il dottor Oddi ci spiegasse un po' come, se ha delle idee su come poter risolvere questo conflitto, perché da qui non se ne esce, perché più ERA guadagna e più il Comune, anzi, col fatto che il Comune di Bologna l'anno prossimo avrà un deficit di circa 30 milioni di euro, il Comune di Bologna ha tutto l'interesse a fare in modo che i dividendi che gli arrivano da questa piccola multinazionale, che poi tanto piccola non è, gli tornino in cassa per ripianare i suoi. Altra cosa che non è stata detta. Nel consiglio di amministrazione di ERA ci sono 19 consiglieri. Ognuno di questi percepisce circa 100.000 euro l'anno. Allora, basta fare due conti per capire che se questi 19 consiglieri, invece di essere 19, fossero 4 o 5, cominceremo a ottenere dei risparmi da poter restituire ai cittadini sotto forma o di minor tariffe o sotto forma di miglior servizio. Quindi vorrei che il dottor Oddi ci spiegasse un attimo queste contraddizioni. Una breve risposta al professor Saccani per dire che secondo me non è irrilevante che sia il privato o che sia il pubblico, perché il privato mira l'utile, il pubblico abbiamo magari degli amministratori imbecilli, però in teoria dovrebbe mirare a fare un servizio e non a fare degli utili. Che poi dopo le leggi attuali permettano che vi siano questi conflitti di interesse o comunque di rifo di raffa portino a far fare utili che poi dopo non vanno a cascata sui cittadini, ai comuni, è un altro discorso. La domanda invece che volevo porre io, che secondo me invece è un problema che si porrà nei prossimi anni,
e che va, diciamo che è quello che mi preoccupa sul discorso del referendum, nel senso che io spero bene, perché se no vuol dire che questo paese è veramente completamente alla frutta, questo referendum passi. Se passerà questo referendum, se passerà, posso finire un secondo, se passerà questo referendum, nel giro di 2 o 3 anni vi sarà il problema dei cosiddetti accordi GATS e già in parte per quanto riguarda l'organizzazione internazionale del commercio, il quale porterà alla liberalizzazione dei servizi pubblici. C'è qualche iniziativa che si sta intraprendendo in questo senso, sul come cercare di bloccare iniziative di questo tipo che riguardano l'acqua, ma in generale i servizi pubblici? Grazie. Io faccio un appello ai relatori e a tutti i presenti di impedire che venga privatizzata l'acqua, che è un danno per la popolazione e il paese. Grazie. Io invece interpello anche le persone più giovani che sono presenti in questa sala, perché questa sera abbiamo sentito delle relazioni interessanti e penso che ci chiamino in causa. E penso che oggi siamo a un punto cruciale della democrazia in Italia e sicuramente non solo in Italia, perché il Movimento per l'Acqua ha vinto alcune battaglie nel resto del mondo e l'Italia potrebbe essere un punto fondamentale anche per altre battaglie nei sud del mondo. Io credo che siamo qui per un motivo specifico, che è essere missionari e cominciare un cammino di formazione missionaria per la nostra vita, e possiamo essere missionari nel quotidiano qui oggi partendo da questo specifico impegno qui in Italia per un'acqua pubblica, per un'acqua gestita in maniera partecipata e quindi non solo affidata a delle persone che possono essere pubblico e che fa i propri interessi, ma gestita anche dai cittadini. Io credo che oggi dovremmo fare una riflessione anche come cattolici, perché come cattolici bisogna che cominciamo a informarci su questi temi, bisogna che cominciamo a entrare in queste problematiche e a impegnarci. Io credo che oggi lo Spirito di Dio aleggia sulle acque e quindi bisogna che ci pensiamo seriamente a questo tema. ERA è una società per azioni e lavora per fare utile. ERA ha 21 società dentro di sé, di cui 4 non sappiamo da dove viene il suo capitale. Queste 4 società di ERA, che spesso si vanno anche a infilare in dei bandi dove non potrebbe andare ERA, perché sono bandi per il mercato privato, e ERA ci va lo stesso pur essendo ancora un'azienda a gestione pubblica, maggioranza pubblica, quindi è favorita in questi bandi, non è un privato, e finché che non viene fermata è andata anche in Sardegna, dove la legge gli ha impedito di partecipare al bando. Spesso va in tantissimi altri bandi pur non potendoci andare, e se nessuno dice niente non viene fermata. ERA ha fatto degli accordi tramite le sue aziende, vi dicevo che 4 hanno il capitale, non sappiamo dove venga, ed è a Lussemburgo. Ha fatto degli accordi nel Casertano per fare una centrale, e quindi questo accordo è stato fatto, non può essere fatto senza il consenso dei casalesi. Ha fatto degli accordi a Reggio Calabria per una centrale anche lì, e questo accordo non può essere fatto senza il consenso dell''Ndrangheta. In una di queste 4 società di ERA che non sappiamo da dove vengono i fondi, il principale gestore della società è Cosentino, che è indagato per camorra legato ai casalesi. Quindi bisogna che veramente noi stiamo attenti e vediamo cosa succede in questo paese. E non si tratta di mettersi da una parte politica o dall'altra, ma di impegnarsi per partecipare alla vita politica, alla vita come cittadini di questo paese, per essere missionari, per fare in modo che la nostra vita sia un seme anche per la democrazia, per l'uguaglianza e il rispetto della Costituzione, ma anche dei valori della solidarietà e del Vangelo.
mi chiedevo perché noi in Italia siamo più, i più grossi consumatori di acqua minerale. Intanto, ad un certo momento, perché abbiamo le tubature che perdono acqua e hanno perso tanta acqua in questi anni, perché dice che evapora, perciò fa bene, non ci sono problemi. Perché ad un certo momento abbiamo 29 consiglieri, che 19, quello che è, eccetera, eccetera, e perché forse è meglio che venga privatizzata. Perché ad un certo momento i cinesi, in un paese a regime comunista, ad un certo momento sono riusciti a diventare la più grande in 20 e poco più anni, sono riusciti a diventare la più grande potenza produttiva del mondo e forse anche finanziaria, utilizzando le imprese private. Allora il problema, forse quello che ci diceva il nostro ingegnere in fondo, è che non importa chi gestisce le cose, l'importante è che vengano gestite bene e fatte bene. Il problema è che il nostro pubblico, e qui è venuto anche fuori, mi sembra, a parte le ultime affermazioni, noi abbiamo una Repubblica che è basata sul ladrocinio strutturale. Il nostro pubblico purtroppo è un disastro, siamo un paese sfasciato. Allora questo è il problema, e lì arriviamo all'acqua, e allora cerchiamo di gestirla. Se noi avessimo dei gestori pubblici, i quali avessero fatto gli interessi della gente e non dei loro, delle loro bande, diciamo, di tutte le razze, tipi e qualità, sia ben chiaro, non è un problema di parte, perché sono sempre, hanno sempre lavorato tutti insieme, ad un certo momento questi problemi non li avremo. Indubbiamente noi, io mi sono occupato un po' di acqua anche in giro per il mondo, e indubbiamente produrre acqua, e che diventa sempre un bene più prezioso, indubbiamente è un qualcosa che richiede investimenti ingentissimi. Mi sono occupato dell'acqua a Praga, però ho visto anche come funzionavano gli inglesi, che avevano un'agenzia e hanno una società inglese la quale funziona in maniera fantastica, con tecnologia estremamente sofisticata da esportare in tutto il mondo. Perciò quando si va a fare una qualche opera, cioè era, è già buon segno. Cioè, non mi piace quando mi manda delle bollette del gas di 3.000 euro, ecco, questo non mi piace, perché indubbiamente l'acqua poi incide in una quantità minima sulla nostra vita. I costi delle bollette dell'acqua, ma guardiamo quelle del gas, ma guardiamo quelle della luce, ma guardiamo le cose vere, cioè che hanno una notevole importanza, risaliamo cioè all'origine. Guardiamo che abbiamo 4 regioni in mano alla mafia ad un certo momento, che è quella che fa più PIL ormai e che fa più utili di tutto il paese. Cioè, noi non vediamo le cose, sembrano i miei studenti che vanno a sventolare i bancomat sotto il naso di qualcheduno quando non vedono ben altri problemi. Allora, guardiamo le cose reali e risolviamole. Io sono per i comitati, li organizzai a Bologna, feci il coordinamento, però per le cose reali. Cioè, indubbiamente l'acqua è un grande problema. Io pensavo stasera si parlasse di Africa, per quello che sono venuto, cioè che era la cosa, secondo, indubbiamente vi sono delle aree che hanno dei problemi enormi, perché come diceva Pier Ugo, ad un certo momento noi ci troviamo che è divisa male. Allora come facciamo a portare nel mondo l'acqua a costi estremamente accettabili, perché quella povera signora, io sono arrivato tardi ma ho sentito l'accenno, non sia nelle condizioni in cui è? Come facciamo noi europei a sopravvivere, perché i cinesi lo stanno facendo questo, sia ben chiaro, gli stanno facendo le autostrade, gli stanno facendo gli acquedotti, gli stanno facendo l'energia elettrica, gli stanno facendo tutto quello che gli serve. Cioè l'Africa ormai è metà cinese, noi europei con i nostri figli che li abbiamo abituati a pane, burro e marmellata, ad un certo momento indubbiamente in Africa non ci siamo più andati, perciò stiamo perdendo il continente che ha più risorse. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'America Latina. Allora vediamo i problemi reali e cerchiamo di risolverli. Certamente l'acqua è un grandissimo problema, è uno dei problemi del mondo, dell'umanità. Noi abbiamo aziende agricole, le abbiamo prese tutte con l'acqua, cioè in agricoltura se non c'è l'acqua indubbiamente non mangiamo mica neanche, perché oltre a bere bisogna anche mangiare, cioè tu ti occupi bene del mangiare della gente. Allora cerchiamo di occuparci di cose reali e serie, vedendo gli esatti termini del problema. Noi avevamo un sistema delle tubature, io avevo qualche cliente che si occupava di questo in Italia, ad un certo momento, che era un colabrodo, ad un certo momento, e ci hanno dato un'acqua poco buona, e per quello che abbiamo avuto tanta acqua minerale, a parte tutti i fenomeni pubblicitari, tutti gli accidenti del mondo, sia ben chiaro, però cerchiamo, se noi avessimo dell'acqua bella buona da bere, ci saremmo bevuti l'acqua bella buona del rubinetto, chiaro?
però i problemi dell'acqua sono nel mondo ben altra cosa. Indubbiamente sarà il grande nostro problema. L'acqua viene quotata ad un certo momento, però era un problema prima. E perché funzioniamo male a monte? Questo è il problema, cioè non è il problema del pubblico. Il pubblico, se funzionasse o avessero fatto gli interessi dei cittadini, indubbiamente non saremmo in questa condizione. Va bene, ci spengono le luci per un po', a proposito, mi hanno detto dalla regia. Ultimissimo intervento. Io sono Giuliano Di Giacomo e sono ingegnere. E per fortuna nessuno non tutti gli ingegneri la pensano allo stesso modo. Quello che... Nessuno è perfetto. Sì. Quello che volevo sottolineare era... la sensazione che ho avuto nell'intervento del mio collega di impotenza, e mi dispiace aver ricevuto questa sensazione quando mi dice che noi sul consumo dell'acqua non possiamo fare niente. Cioè, capisco le percentuali, non li conosco, sicuramente sarà come dice lui, però io penso che dai piccoli gesti partano i cambiamenti, e soprattutto i cambiamenti partono dal basso. Quindi penso che sia opportuno che ogni volta che apriamo il rubinetto valutiamo quello che stiamo facendo e ci prendiamo la responsabilità del nostro gesto. Poi può essere niente, però può cambiare la mente e la testa di tanti. Basta, concludo. Grazie. Sono stati toccati tantissimi punti che in una serata così è difficile affrontarli tutti. Io sono estremamente convinto che se si lavora bene non è un problema di chi lo fa, ma non accetto assolutamente il discorso che il pubblico lavori peggio del privato e che quindi il pubblico non possa gestire l'acqua e meglio se la privatizziamo, perché sono i fatti che lo testimoniano. E non a caso la terra regina della gestione dell'acqua, la Francia, Parigi, ha ripubblicizzato dopo 10 anni di gestione privata delle grandi multinazionali, ha ripubblicizzato perché con la privatizzazione costava di più, si sprecava di più, c'era più corruzione. È quello che succede. In Italia questi processi hanno prodotto licenziamenti, aumenti di salari per i consiglieri presidenti e minori investimenti. Corrado giustamente sottolineava il 7% di reddita, ma chi è che ve li dà una rendita del 7% oggi? Dove lo beccate un 7% di rendita? Incondizionato poi dopo. Non è che sia vincolato a reinvestimenti per la rete, la distribuzione, eccetera. Io mi sono trovato in diversi paesi dove le multinazionali hanno ridato indietro le concessioni perché non ci guadagnavano a sufficienza. Vi dicevo prima, il problema dell'acqua non è un problema di quantità, e rispetto anche al primo intervento del professore, neanche è vero che non è come l'aria diffusa a macchia d'olio nella stessa maniera, ma sostanzialmente in certe zone di più, in certe zone di meno, ma c'è l'acqua. Si tratta di avere le tecnologie, le possibilità di rendere possibile l'accesso a quest'acqua. E qui gli ingegneri, le strutture potrebbero dare dei grossi contributi per facilitare. Il problema è politico di fondo, ma di una politica vera, autentica, e non entro sulle questioni partitiche perché il referendum e tutto questo discorso è svincolato dalla questione centrodestra, centrosinistro, cosa. I referendum ne prendono 2 del centrosinistra e 1 del centrodestra, perché sono 20 anni di una politica indirizzata in questa direzione. Il problema che sottolineava, che chiedeva all'inizio il professore, io credo che il punto di partenza nel riconoscere il diritto all'acqua e quindi il diritto alla vita, perché il gas e tutte le altre cose si sostituiscono, l'acqua no. Non possiamo bagnare l'insalata, gli alimenti o dar del coso agli animali e a noi con altri prodotti. Abbiamo bisogno dell'acqua. Ecco, l'OMS dice che per vivere una persona ha bisogno di 40 litri d'acqua, 40-50 litri. 40 litri è la soglia minima d'acqua al giorno per poter vivere. Questi 40 litri
devono essere riconosciuti come il diritto fondamentale, perché fa parte del nostro diritto alla vita. E quindi i governi, le istituzioni, i paesi devono mettere in condizione tutti i cittadini di poter avere questi 40 litri d'acqua. Poi ragioniamo sul resto, perché chiaramente lo sappiamo che ci sono dei costi per depurare le acque, per recuperare le acque reflue, per distribuire le acque, eccetera. Ci sono dei costi e devono essere affrontati in qualche maniera e risolti. Ma deve anche essere proporzionato, appunto, partendo dal diritto fondamentale che deve essere riconosciuto, deve essere poi gestita bene e anche trovare un equilibrio nella copertura dei costi. Io non posso attraverso l'acqua garantire una rendita del 7% per legge o avere dei fondi in Svizzera già ormai da anni, di fondi blu che danno delle rendite a lungo termine di centinaia di volte gli investimenti fatti sull'acqua. È una cosa veramente assurda, e qui non parliamo di politica, eccetera, qui parliamo di sporchi interessi, di capitali e basta, di potere. Ed è questo il problema che ha trasformato tutto il discorso dell'acqua in un discorso di privatizzazione, nel momento in cui si sono resi alcuni conto che l'acqua stava diventando un bene estremamente prezioso, per cui sarebbe stato un business prezioso. E abbiamo una grande ignoranza attorno all'acqua. Cioè, quando io bevo questa bottiglia, di fatto bevo 18 litri d'acqua, perché per produrre questa bottiglia, senza contare, perché potrebbero anche aumentare se vado a contare tutti quelli del gasolio, eccetera, eccetera, ma solo per produrre questa bottiglia, eccetera, ci sono altri 17 litri d'acqua per fare le cose. Quindi non è solo un discorso del costo, eccetera, c'è uno stile di vita, e quando il Santo Padre continua a ripetere che questo stile di vita, questo modello di sviluppo sta diventando insostenibile, che avremo bisogno di 5 pianeti oggi per vivere in questa maniera come viviamo noi, non sono parole buttate lì, sono dati di fatto. E quando noi continuiamo a puntare sul capitale e sugli interessi per poi giustificare anche la distribuzione di qualche aiuto, questi interessi, questo guadagnare, lo togliamo degli altri. È inutile che ci giriamo attorno. Io credo che quando noi prestiamo attenzione, lavoriamo per gli interessi di qualcuno e non per i diritti di tutti, non facciamo di sicuro civiltà, ma costruiamo inciviltà. Sì, ho poche cose su questa questione che è tornata nel corso della discussione, gestione pubblica, gestione privata, cos'è meglio, l'importante appunto che le cose vengano fatte bene. Anch'io parto dall'esperienza concreta, in parte già lo richiamava anche Guido. Una delle patrie di una gestione pubblica efficiente, che è la Francia, che è quella che ha le due più grandi multinazionali al mondo nel settore idrico, che sono Veolia e Suez, inizia a fare, non solo da quest'anno a Parigi, ma anche da prima, inizia a fare già una scelta di ripubblicizzazione del servizio idrico. Parigi il 1 gennaio di quest'anno ripubblicizza, prima della gestione completamente pubblica, fatto attraverso un ente di diritto pubblico, Parigi era gestita come Bologna, da una società mista, maggioranza del Comune di Parigi, gli altri due soci privati, Suez e Veolia, le due grandi multinazionali del settore francese. Dopodiché, dopo 25 anni di gestione, finisce la concessione data all'epoca dal sindaco Chirac, e appunto la giunta del Comune di Parigi decide la ripubblicizzazione sulla base del fatto che 25 anni di gestione, pur avendo una maggioranza pubblica,
ma con soci privati molto potenti, sostanzialmente va determinato aumento di consumi, spreco, incremento delle tariffe. E Parigi ritorna alla gestione pubblica dal 1 gennaio di quest'anno. Prima di Parigi, però, questo è Parigi, come dire, fa ovviamente notizia nel mondo. Prima di Parigi, però, 10 anni fa, forse c'è stata sempre in Francia un'esperienza di ripubblicizzazione ancora più interessante, che è Grenoble. Grenoble ripubblicizza il servizio idrico alla fine degli anni 90, dopo 10 anni di una gestione che tra l'altro era passata attraverso anche elementi di carattere privato, che è passato anche attraverso elementi di corruzione, e scandali, cose varie. E Grenoble ripubblicizza facendo la consulta dei cittadini, non semplicemente diminuendo, uso l'esempio che facevi tu di ERA, di passare da 19 a 4 o 5 nominati dal comune. Fa la consulta dei cittadini. La consulta dei cittadini che sono chiamati a discutere sulle scelte di fondo del servizio idrico, discutere sulle tariffe, sugli investimenti, sulla qualità del servizio. Grenoble dopo 10 anni ha le tariffe che sono stabilizzate e gli investimenti che sono raddoppiati. E c'è la partecipazione consapevole della cittadinanza. Questo lo dico, ovviamente non ho avuto il tempo perché mi sono concentrato soprattutto sulla questione referendaria, perché quando noi parliamo di gestione pubblica non parliamo semplicemente di un cambiamento di natura giuridica, peraltro necessario, non parliamo semplicemente del fatto di dire dall'SPA torniamo ad averle municipalizzate, noi parliamo di pubblico partecipato, che è proprio l'idea di ricostruire un senso dell'agire e anche dell'etica pubblica, che certamente fa difetto nel nostro paese ed è stata anzi una delle grandi armi con cui i grandi interessi privati sono riusciti anche a far passare un'idea che tutto sommato privato andava anche bene o perlomeno privato e pubblico non faceva questa grande differenza. La differenza la fa, e la differenza la fa soprattutto il fatto, come diciamo noi, questa è l'idea di fondo di referendum, che non si tratta semplicemente appunto di affermare appunto un primato della gestione pubblica, ma si tratta di lavorare perché questa idea del pubblico sia basata sulla partecipazione dei cittadini e lavoratori. E dicevo appunto... Voglio intervenire, però è molto interessante quello che lei dice, ma qui si parla bene, il comune dell'umanità, io sono venuta per vedere l'Africa, per vedere queste cose, si parlava di missioni. Sono d'accordissimo che è interessante, però devo dire che mi sembra che abbiamo dato sufficiente peso a questo nostro problema bolognese o italiano quando vedo queste cose, e di questo io volevo parlare. Cioè, mi sembra che però basta anche capire che una volta in Africa per capire che il problema dell'Africa è connesso a un problema di politica internazionale. L'Africa l'acqua ce l'ha. Basta andare in Africa e vedere le piscine piene d'acqua a 2 metri dalla gente che si lava in quel modo. Io di questo volevo parlare, è l'umanità, cioè non è il nostro problemino di oggi. Veniamo da l'acqua, abbiamo la tecnologia per l'acqua, quelle sacche d'acqua che vi dà l'era, le facciamo con le nostre macchine, le regaliamo agli africani e non ci riusciamo, va bene? No, c'è la soluzione. No, però interloquisco con la cosa che dici, perché ovviamente sto parlando. Però penso un po' di conoscere, perché penso un po' di occuparmi di queste cose partendo anche dalle vicende italiane. Quello che voglio dire esattamente questo è che c'è un'unica logica che tiene insieme tutti questi fatti. Perché nel nostro paese la logica della privatizzazione si chiama esattamente, come dire, non fare gli investimenti, fare i profitti, eccetera, eccetera. In Africa, nel resto del mondo, dove il problema è l'accesso alle risorse, si chiama il fatto che dove ci sono i soggetti privati che gestiscono le risorse, a Nairobi, l'acqua, il servizio idrico arriva nel centro di Nairobi per i ricchi e per le persone ad alto reddito, non arriva negli slums. Perché la logica è esattamente la stessa, che se tu decidi che sull'acqua fai appunto fai profitto e l'acqua è una merce, in Africa, così come in Italia, la logica è la stessa. Per noi significa non fare gli investimenti, per noi significa il fatto che, come dire, le bollette crescono, per noi significa il fatto che si incrementano i consumi, perché certo partiamo da una situazione diversa,
ma non è diverso da quello che succede in Africa e nei paesi del sud del mondo. Lì ovviamente è molto più drammatico, perché lì ovviamente parliamo di 1,5 miliardi di persone che, come dicono, non hanno accesso, e dove quello è un problema vitale, ma è esattamente la stessa logica che guida quello che succede in Africa, che guida anche la logica delle privatizzazioni qua. E scusa, i movimenti internazionali che si occupano, che stanno in Africa e che stanno in America Latina, quando siamo andati a Nairobi nel 2006, ci hanno detto questo. Ci hanno detto: noi stiamo facendo la battaglia nel nostro paese, stiamo facendo la battaglia in Africa, stiamo facendo la battaglia in America Latina. Quando si crea un movimento in Europa, perché le grandi multinazionali stanno in Europa e sono quelle che vengono a fare esattamente quello che ci fa vedere quel filmato. E questo è quello che lega esattamente quello che succede in questa parte del mondo con quello che succede anche in Africa. Credo di parlare con... Io sono stata all'ultimo Expo sull'acqua, era tematico sull'acqua. Io di fianco avevo tutti gli esponenti della subsahariana, persone dal più piccolo al ministro, erano disponibilissimi a fare dei piccoli investimenti nei villaggi, e i fondi ci sono, perché i fondi mondiali se ne perdono un sacco per la strada, ma ancora arrivano. E mi chiedevano l'acqua per i piccoli villaggi e la possibilità di togliere le taniche e dare dei sacchetti era. È stato studiato un macchinino che costa pochissimo, poi richiesto dalle missioni, perché io sono andata a una fiera a Padova di questi argomenti, se si mette su uno stesso macchinino il depuratore e l'insaccamento, con un sacco riutilizzabile, la bottiglia ci mette 100 anni a sciogliersi al sole, il sacchetto era ci mette 3 anni. Questo è sintomatico, si può risolvere, ma non con degli investimenti stratosferici. Basta scavare un pozzo, avere un piccolo depuratore e l'insaccatrice. Che cosa significa? Significa togliere le taniche, perché quando anche l'acqua è pulita e sti poveri disgraziati vanno con la tanica della benzina, è inutile depurarla. Cioè a me dispiace, è vero che la molla magari è l'azienda privata, però i prezzi degli investimenti sono ben lontani da quelli degli investimenti nostri. Dove non ci sono gli acquedotti, come si può supplire? Il pozzo, ma il pozzo bisogna tirarlo su, bisogna un minimo di depurazione farla. Tutto questo è nell'ambito di un prezzo, di un'utilitaria. Non è che siano delle cifre, con un prezzo, non dico della 500, che costa già un'esagerazione, ma diciamo di una Mattis, si fa bere 1,000 persone in un villaggio, acqua pulita, taniche facilmente trasportabili, non in cesta, perché io ho fatto la prova che su una bicicletta addossa, a Nera di Bologna, che al di là di tutto ci sono anche delle persone molto per bene, ho portato via 25 kg d'acqua. 25 secondi. Oh, vabbè, lei ride, però no, voglio dire, è una soluzione. Lei che soluzione dà immediata? Questa è una soluzione immediata alla portata. Mi dispiace, cioè il tema, c'è chi anche un privato cerca di dare... Abbiamo tentato di regalare questo impianto all'Aquila, la mafia delle acque minerali non ce l'ha consentito, perché la fonte Lilia è della Coca-Cola, cioè non ci sono acque locali, sono pochi Coca-Cola e Nestlé, cioè ci sono delle piccole fonti, ma roba da ridere. Allora io ho tentato da privata di fare qualcosa, mi creda, è difficilissimo. Questo sì. Quello che vorrei dirti è semplicemente questo. Appunto, parliamo dell'Africa, parliamo del mondo, parliamo del fatto che se guardiamo in Europa, ma anche in Italia, alla fine dell'Ottocento non eravamo in una situazione molto diversa. Io facevo un riferimento al fatto che il servizio idrico nel nostro paese diventa servizio pubblico nel 1903, governo Giolitti. Si decide che quello è un servizio pubblico e serve molto investimento pubblico per dare l'acqua a tutti. E questa cosa qua si riesce a fare esattamente quando appunto il servizio idrico viene riconosciuto come servizio pubblico e come investimento pubblico. Questo non significa mica, guarda, ovviamente dire che poi dentro questo investimento, questo intervento che è fondamentale, ci possono essere anche altri contributi. Ma i problemi dell'Africa, i problemi del sud del mondo, se pensiamo che possono in qualche modo, come dire, essere affrontati dandole in mano alle grandi multinazionali, ai grandi soggetti, su questo siamo veramente fuori strada. E questo ce l'insegna la nostra storia, la nostra esperienza. Ce l'insegna esattamente il fatto che appunto è quando il servizio è un servizio pubblico
che su questo si riesce a costruire un elemento di accesso generale garantito. Quando invece avviene il contrario, avviene nel sud del mondo, ma avviene anche da noi, che ci sono appunto, che sono piegati il tutto a interessi di natura privatistica, esattamente che non si risolvono questi problemi. Questo lo dico anche rispetto al ragionamento che faceva il dottor Calzolari, che poneva, io penso, una questione molto rilevante. Cioè, come facciamo ad affrontare questa questione dentro una dimensione globale? E anche qua, ed è l'ultima cosa che voglio dire, noi oggi non abbiamo una sede dove si possa fare questa discussione che riguarda l'utilizzo della risorsa, dell'acqua, del servizio idrico nel mondo. La sede che c'è, quella che esiste ancora, è questo World Water Forum, l'ultimo è stato fatto a Istanbul, il prossimo è previsto per Marsiglia nel 2015, quella è una sede in cui è presente anche l'ONU, ma che è sostanzialmente organizzata appunto dalle grandi multinazionali, a cui partecipano i governi. Istanbul nel 2000, appunto, un anno e mezzo fa, si è concluso dicendo che appunto che l'acqua è un bisogno, ma non costruendo la correlazione che faceva lei del rapporto tra bisogno primario e quindi diritto, ma dicendo che è un bisogno e quindi in qualche modo di fronte al bisogno si risponde, ci si approccia come possibile e non appunto invece affermando il diritto. L'ONU vota solo all'inizio di quest'estate che l'acqua è diritto umano fondamentale. Il problema è complicato, ma e questo appunto noi ne ragioniamo assieme a tutti i movimenti internazionali. La prima cosa che diciamo è che deve esserci una sede, deve esserci un'assise promossa dalle Nazioni Unite in cui sul serio si possa fare questi ragionamenti. E si possono fare ragionamenti che fuoriescono invece dall'idea del commercio internazionale, dall'idea del GATS. Ecco, da questo punto di vista, sul serio, e non sono d'accordo con le cose che vi ho dette, le scelte che facciamo qua sono scelte che possono, come dire, essere importanti anche per il resto del mondo. Allora, concludo, visto che qualcuno ha detto che si è parlato poco di Africa, di cooperazione allo sviluppo, allora concludo su questo. Perché attenzione, qui abbiamo affrontato un tema, non è che potevamo poi trattarlo tutto, acqua, bene pubblico, ci siamo molto concentrati, l'hanno fatto i relatori sulla questione del referendum, è importante, è attuale, riguarda il nostro paese, però riguarda l'Europa, riguarda il mondo. Allora cos'è che non funziona? Non funziona soltanto questo, funziona un certo tipo di approccio, così ci leghiamo un po' al dove siamo. L'aiuto pubblico allo sviluppo non funziona, o meglio, è regolato in modo che, diciamo, aiuta chi aiuta più che i beneficiari. Allora, cosa succede? È stato, come dire, organizzato, architettato in un modo forse non casuale, ma insomma, però la cooperazione internazionale, allo sviluppo sviluppa se stessa, anzi, se vogliamo dirla tutta, c'è una sorta di ossimoro che sottende questo processo, cioè la cooperazione competitiva, perché abbiamo iniziato a nominare, seppure soltanto così, a citare, aleggiavano l'ONU, il sistema delle Nazioni Unite, allora prendiamoci la FAO, se vogliamo mettere gli organismi che si occupano di cibo, ma poi potremmo andare avanti, gli UNDP, e poi potremmo anche considerare quelli che sono venuti fuori da Bretton Woods, cioè il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. Cos'è che non funziona? L'aiuto pubblico allo sviluppo torna su se stesso, peraltro è una quota molto modesta del PIL, ammesso che abbia un senso usare questo indicatore, ma così almeno ci capiamo, dei vari paesi. Diamo 100, e questo vale per un progetto di assistenza tecnica dove potrebbero lavorare tanti dei nostri bravissimi ingegneri in giro per il mondo e ci vanno, diamo 100, sapete quanto torna indietro attraverso una serie di moltiplicatori keynesiani e non? 103, 104, 105, dipende da quanto è forte l'economia del paese donatore. Allora dai 100, io potrei fare 100 esempi, alcuni li ho vissuti personalmente, ne faccio uno, non a caso, riabilitare il sistema irriguo in Albania,
non è proprio Africa, è vicina a noi, però è una sorta di laboratorio fra terzo e quarto mondo, ammesso che abbia un senso questa classificazione. Allora doniamo 100, Banca Mondiale, però c'era anche la FAO, c'era anche l'IFAD, tutte e tre che dovevano fare qualcosa. L'acqua è importante per l'agricoltura, c'era quel dittatore un po' così strano che aveva terrazzato, aveva fatto un sistema idraulico strepitoso, visto che aveva un surplus di manodopera. Poi decollettivizzazione selvaggia, insomma è saltato tutto. Allora obiettivo agricoltura, settore primario, acqua che serve. 100 milioni di dollari, 60 in consulenze ai nostri ingegneri. Allora, no, bene, voglio dire, bene, nel senso siamo contenti, però fondo della Banca Mondiale, Trust Fund, l'origine dei soldi si sa, quindi i consulenti da dove vengono? Dal paese che origina l'aiuto pubblico, quindi devono essere, nel caso specifico, era di un paese dove non c'erano delle grandissime competenze di idraulica, peraltro, ma dovevano venire da lì. Allora quel 60% sono 60 milioni di dollari, dove si spendono? In Albania no, perché non c'è niente da comprare, si spendono nel paese di origine dei consulenti in questo caso, e lì si innesca un meccanismo di sviluppo economico, perché vuol dire investimenti, consumi, no? Quell'animale che si morde la coda e così via. 60%, poi lo dovrai fare questo investimento, avrai bisogno di pompe, di dreni e così via, bene, 20%, 25%, chi li produce? Queste attrezzature, chi lo fa? Ma c'è qualche albanese che si è messo a mettere un'impresina di queste cose? No, perché guardate la legge dell'87, adesso prendete quella della cooperazione internazionale italiana, devi acquistare nel paese da dove si... e lì si innesca, e potrei andare avanti fino ad arrivare a 100, e nel frattempo avete innescato, diciamo, un meccanismo di sviluppo forte, dipende dalla forza della vostra economia, che ti porta, ma che bello, una sorta di moltiplicazione dei pani e dei pesci, visto che siamo in questo ambiente, perché arrivi, perché hai di più di quello che hai donato. Ma che strana questa cosa, ma è organizzato così. Poi l'assurdo è che nel caso di specie, diremmo così, nel caso di studio, lì l'acqua non serviva, nel senso che non era utile in quel momento, nel senso che bisognava trovare un modello poi di gestione, un sistema di gestione dell'acqua. Allora lì questi consulenti ingegneri non italiani che avevano studiato il meccanismo hanno detto: ma è funzionato così bene in Burundi l'approccio partecipativo, le chiamano Water User Associations, dei piccoli consorzi di gestori dell'acqua, che così erano stati molto utilmente erano stati utilizzati, andavano anche abbastanza bene alcune realtà. Beh, lì non cooperavano sostanzialmente, lì legame clanico, sangue, riforma agraria, si fa per dire, questa decollettivizzazione selvaggia, ognuno, la terra chi ce l'aveva in quel momento, ma voleva dire che io sono qui, mio fratello è a 10 chilometri, micro aziende, nessuno si associava, quindi è rimasto lì assolutamente inutilizzato, e bastava poi leggersi i canun, le tradizioni orali, insomma, per capire che quel sistema non poteva funzionare. Allora tutto questo per dire che anche partendo dal locale, non per difendere i miei due relatori, non c'entro niente, li avete scelti voi, mi sembra che siano stati veramente molto efficaci, ci hanno fatto capire che partendo da un qualcosa che palesemente non funziona, è vero, incide poco, però è proprio da quello che incide poco che dobbiamo partire. L'acqua incide poco, ma anche la pasta, eppure ci dicono: ma guarda, è aumentata la pasta il 30%, ma chi l'ha fatta? C'è un cartello di pastai, scusate un po' il mio tema, Barilla, adesso potrei andare avanti, si sono accorti, bella forza, che siccome noi siamo un po' più poveri, consumiamo i prodotti che costano di meno e questi aumentano, ma andate a vedere. Tiratevi giù i prezzi, quindi anche da quello che incide poco. E c'è un dibattito perché io più. Il grano duro non ha aumentato, quando aumenta zero la pasta è aumentata 30 volte. Certo. Io produco grano duro, lo so bene come funziona il cartello della pasta. No? No, d'accordo, è solo per dirvi che anche partendo dal piccolo apparentemente insignificante, ma questo è un problema globale,
di diritti, abbiamo capito che dobbiamo andare oltre il bisogno, quindi chiudiamo prima che si chiuda la luce. Grazie a tutti e buonanotte.